Sindaco, si passa da un caso a 5 casi a Campobello di Licata. Naturalmente si tratta di persone che stanno bene, non hanno avuto bisogno di un ricovero in ospedale, quindi in terapia intensiva. La preoccupazione c'è tutta, però la cosa più importante, soprattutto da qui a lunedì prossimo, con queste belle giornate, è quella di restare a casa e fare questo ulteriore sacrificio anche per Pasqua. Sì, devo dire che l'ulteriore, come dire, aumento di casi a Campobello di Licata, che ieri ha visto, come dire, la comunicazione per una famiglia intera e per fortuna circoscritta, dico, siamo a 5 casi a Campobello di Licata. Stanno bene, ho avuto modo di parlare sino a ieri sera con la famiglia e per fortuna questo qua, dico, è un motivo anche dico, di buona speranza. E che gli auguro anche a loro una pronta guarigione. Come tutte le realtà, purtroppo si stanno verificando dei casi e non poteva che purtroppo non essere così. Il discorso è dell'unico modo, e qui faccio l'appello, è sempre quello di rimanere a casa, evitare di fare furbi, uscire solo ed esclusivamente per le effettive esigenze, non inventarsi delle stupide scuse per evitare di uscire e mettere a rischio gli altri. Perché qua il vero concetto è capire che cosa significa quando uno esce. Non è intelligenza o chissà quale cosa. In quel preciso momento si sta mettendo a rischio persone, operatori, chi è costretto perché deve fare rispettare nel caso specifico i vigili urbani, i carabinieri. Che ringrazio i tanti volontari che in questo momento stanno cercando di servire i tanti i nostri concittadini che si trovano a casa. Quindi l'unico modo è per rispettare queste persone e per rispettare il prossimo e di rimanere a casa e rispettare le disposizioni che vengono impartite. Quindi anche Pasqua, Pasquetta. Mi raccomando, rimanete a casa, sperimentiamo una Pasqua diversa, quello dello stare insieme e in famiglia.